Mattia, una partita dura, complicata, che si è complicata nel corso del primo tempo per il Rosso Sbarbati, di grandissimo sacrificio. Probabilmente è arrivato al successo quando neanche voi ci credevate più. Sì, siamo andati subito sotto con il numero delle persone, appunto perché Sbarbati è stato espulso, ma ci siamo messi lì, abbiamo cercato sempre di stare sul pezzo, abbiamo coperto tutte le palle, dopo l'occasione è arrivata e Max l'ha buttata dentro e 1-0, dopo abbiamo resistito e è arrivata la vittoria. Io cerco di dare sempre il massimo, il mister mi cerca di mettere in tutte le posizioni, dove servo ovviamente, e io cerco di rispondere sempre al meglio. Ho fatto il terzino e ho cercato di dare sempre tutto. Adesso dobbiamo concentrarci subito alla partita di domenica prossima e ripartiamo subito. In una partita del genere, quando si rimane in inferiorità numerica, il portiere pensa: oddio, chissà quanti tiri mi arrivano. Invece, di fatto, quasi l'unico che ti è arrivato al 48esimo del secondo tempo. Giornata che non si direbbe, ma è stata di quasi tranquillità. Sì, vabbè, comunque uno quando rimane in 10 pensa sempre al peggio. Però so che davanti a me c'ho ragazzi che sanno stare bene in campo, hanno voglia di fare e l'hanno dimostrato. L'unico, come hai detto tu, l'unico tiro è arrivato al 90esimo, ma comunque non è stata una domenica tranquilla perché anche se non è arrivato un tiro, comunque lo richiama la difesa, le cose, quindi sono stato abbastanza impegnato. Allora proviamo a fare una classifica. Il lob di Martiniello nel primo tempo, quel calcio d'angolo che ti è sbucato di colpo e l'ultima parata su Altobelli, qual è la più difficile, la più bella? Vabbè, sicuramente l'ultimo perché Altobelli stava molto vicino, però quella calcio d'angolo che mi è sbucata alla fine pure era difficile, però mi sono trovato là e sono riuscito a deviare in qualche modo. 22 punti. Adesso c'è la sfida al vertice con la Recanatese. Insomma, questo Castelnuovo, dove vuole arrivare? No, questo Castelnuovo pensa partita per partita, fa bene domenica dopo domenica e pensiamo a lottare tutte le partite, chiunque squadra incontriamo non devono pensare che sia facile perché noi combattiamo su tutti i palloni, ci abbiamo fame e voglia di fare.